Tutte musiche funebri mi viene in mente in questo momento, che mi trovo in questa stanzetta qui, questo abitacolo di questa macchinetta. Oggi che giorno è? Il 3 di marzo 2013. E recito il rosario. Ah, che contentezza, che soddisfazione. Vedi, Gesù sempre appresso. Grazie Gesù della tua presenza qui vicino a me e dentro di me. Gesù, grazie del rosario, questa arma potente. Vedi? Ho appena sbadigliato. Cominciamo. Come al solito, io non ho sbadigliato mai. Non ho mai sbadigliato. Adesso se comincia a sbadigliare, perché tanto è il momento del rosario e il male non vuole che lo recito. Comunque, dovemmo, per sconfiggere il male, noi dovremmo partecipare e essere coerenti a recitare il rosario giornalmente, giorno per giorno, e imperterriti ed uniti e convinti e certi che Gesù è la nostra salvezza. Gesù è la nostra salvezza, e con lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Il Signore è la mia salvezza, e con lui non temo più, perché ho nel cuore la salvezza. Mi sono sbagliato. La certezza, la salvezza è qui con me. Però è uguale, mi sono invertito le parti. Allora, questo qui è Sant'Andrea. Guarda, Sant'Andrea. Eccolo. Sant'Andrea, allora, prego. Al Santo Andrea, chiediamo intercessione di Sant'Andrea, perché è importantissima. Io l'ho scoperto da poco, sto santo, sta storia. Padre Santo, per intercessione di Sant'Andrea di Avellino, venerato come protettore contro la morte improvvisa, fiduciosamente vi preghiamo di preservarci da un male così pericoloso e frequente. Se mai una tale morte dovesse accadere, vi preghiamo di ottenerci almeno il tempo di ricevere i santi sacramenti e morire nella tua grazia. Amen. Grazie Gesù di questo santo intercessore presso di te. Adesso alla Madonnina dell'Ambro, Montefortino, la Madonnina che è apparsa a questa pastorella molto umile, vedi? Guarda, guarda la pastorella umilissima, guarda lì, senza scarpe, sopra il monte, è apparsa la Madonnina con Gesù. O Vergine Maria, Madonna dell'Ambro,
regina dei sibillini, tu amica degli umili, tu ancella dei poveri, tu che ascolti i semplici, tu che accetti i doni dei piccoli, accogli questa povera voce che ti invoca con il dolore, con il dolce nome di madre. Madre che siedi regina e tieni in braccio colui che ha vinto il mondo. Tra le luci e i bagliori del tuo trono io vedo solo i tuoi occhi misericordiosi e ad essi io mi affido. Guardami, proteggimi, difendimi, guidami, rinnovami, guariscimi. Ti accolgo, Maria, nella mia casa, nella mia vita, nelle mie ansie, nei miei progetti. Sii tu mia amica, mia sorella e mia madre. E per la tua potente intercessione sorga a Dio e i suoi nemici si disperdano. Si allontani il male dalla mia strada e possa giungere un giorno dove tu sei, madre di Dio e regina del paradiso, prega per noi. Vedi? Già è due spiriti maligni che si sono andati via. Già. E solo il pensiero del rosario già li manda via, oh, li fa fugge da dentro di me. Pensa che preghiera potente questa. Adesso mi metto il rossetto de, no, il rossetto, il burro cacao de mi fio, buono, buonissimo. La fragola, a posto. Cos'è il rossetto? Mi pare del rossetto, mi pare. Allora, burro cacao c'è scritto. Sogno di lampone. Al lampone, non è la fragola. Mi pare rossetto, mi ha fatto i labbri rossi. Cucce, capisci? Boh, guarda un po'. Mi sarò messo rossetto, dai. L'importante è che mi hai idrato la lingua. No, i labbri della bocca. A posto. Adesso io recito rosario, ma prima questa preghierina di questa suorina. Di questa suorina, vita e pensieri di Maria Miriam Bauardi, il piccolo nulla, guarda. Guarda sta suorina, oh. Guarda, va. Piccolina. Vedi? Miriam Bauardi. Il piccolo nulla. Sentimo asa storia di sa Miriam. Miriam è una giovane carmelitana palestinese. Nasce ad Abellin, vicino Nazareth, nel 1846. Rimane orfana di entrambi i genitori, a soli 3 anni. Insieme al fratello Paolo, conduce una vita avventurosa, animata da una fede ardente. La sua esistenza trascorre all'insegna della semplicità e nel nascondimento ed è caratterizzata da eventi straordinari come le visioni estatiche, le stigmate e i tormenti del maligno. Umile e generosa, dice no alla vanità del mondo per vivere da piccolo nulla. Ciò che più colpisce Miriam è vedere come conserva in mezzo a tutte le terribili prove la sua fede. Mariam è una che lotta, un esempio di vita per tutti noi, e questo libro è un invito a godere della sua presenza, intercessione. Cos'è? Chi è? Chi è? Allora, intercessione 2. Invito a godere della sua presenza e intercessione. Scopriamo la prima santa araba. Impegniamoci a far conoscere la sua persona. Vita e pensieri di Mariam Bauardi, il piccolo nulla. Ah, questa è una presentazione di un libro. E questo è un segnalino di sta Monica. Sua sorina, chi santa. Che ha fatto della sua vita un esempio di umiltà. Allora, questo è il libricino che c'è scritto delle frasi di Benedetto XVI e del Papa Giovanni Paolo II. Senti, La pratica del rosario è cara alla Madonna perché ci conduce direttamente a Gesù. È preghiera del cuore.
in cui la ripetizione dell'Ave Maria orienta il pensiero e l'affetto verso Cristo, sul modello di Maria, che custodiva nel suo cuore tutto ciò che Gesù faceva e diceva. E racconta una suora che sua madre, per tutta la vita, ha recitato 10 rosari al giorno, uno per ognuno dei suoi 9 figli e uno per i genitori che non pregavano per i propri figli. E dalle preghiere di questa madre sono nati frutti meravigliosi. Tutti i suoi figli si sono realizzati nella vita. Alcuni tra loro sono diventati sacerdoti e suore. E per una di essi è in corso il processo di beatificazione. Pensa, è diventato santo uno dei figli di questo. Io bisogna che lo rileggia la sua storia, che non ci ho capito niente. Aspetta, bisogna andare concentrati di queste faccende. Cos'è il rossetto? Mi pare il rossetto? Racconta una suora che sua madre, per tutta la vita, la madre della suora, per tutta la vita, ha recitato 10 rosari al giorno, uno per ognuno dei suoi 9 figli e uno per i genitori che non pregano per i propri figli. E dalle preghiere di questa madre sono nati frutti meravigliosi. Tutti i suoi figli si sono realizzati nella vita. Alcuni tra loro sono diventati sacerdoti e suore, e per una di essi è in corso il processo di beatificazione. Pregate il Santo Rosario ogni giorno, avrete la pace. Allora, oggi è domenica. E domenica. Fa un po' vedendo qui. La domenica. Sono quasi arrivato, Allora, misteri della gloria. Oh, che soddisfazione! Quando mi metto a contemplare Gesù e recitare rosario, sono proprio contento. Mi viene la gioia nel cuore. Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore, gioia nel cuore dentro me, alleluia, gloria a Dio, è come un fiume d'acqua viva, viva, fiume d'acqua viva, viva, fiume d'acqua viva dentro me. Alza le braccia e loda il tuo Signor, alza le braccia e loda il tuo Signor, dai gloria a Dio, gloria a Lui, alza le braccia e loda il tuo Signor, amen. 2 anni di domenica, Allora, eccolo, l'ho trovato. Allora, trovando questo, inizio questa preghiera. Dopo, se la vuoi iniziare anche tu, ti fa molto bene, perché è potentissima contro ogni divisione. E una misele caldo. Di fuori è freddissimo, però io c'ho caldo. Mi spoglio un po'. Gesù. Nel nome del Padre, del Fioletto e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo un momento di riflessione per aprire il nostro cuore al Signore, chiedere perdono per le nostre mancanze, per le nostre debolezze e per tutte le volte che non ci siamo accorti dei bisogni degli altri. Chiediamo perdono perché non abbiamo ancora imparato a pregare e non siamo quindi ancora capaci di amare. Affidiamo a Gesù e all'intercessione di Maria Santissima tutti i nostri problemi e gli affanni del nostro cuore. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e i santi, a voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. Adesso l'invocazione allo Spirito Santo. Invochiamo il Santo Spirito, creatore di tutte le cose, affinché ci entri dentro di noi a illuminarci la nostra anima, il nostro cuore, la nostra mente, il nostro spirito. Grazie Gesù che ci hai donato dal nulla. Vieni dentro di noi, scendi dentro di noi
col fuoco del tuo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e saranno una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Adesso dico il credo, Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra del Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Vedi il terzo spirito maligno che mi è andato via da dentro di me, perché mi accingo a recitare questa preghiera potentissima. Nel primo mistero della gloria, perché oggi è domenica, e Gesù è asceso al cielo dalla tomba, gli angeli l'hanno venuto a prendere, l'hanno preso, prelevato sul suo trono di luce e portato nella sua gloria in paradiso, nel suo regno. La resurrezione di Gesù dai morti. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, infatti come aveva detto. Frutto del mistero, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Lo spirito che il Padre ha mandato per risuscitare il Figlio risusciterà tutti noi ed i nostri defunti. Pensa che roba, oh, che potenza, potenza e gloria. Mamma mia. La resurrezione di Gesù è la vittoria sulla morte, la vittoria sul male che l'aveva ucciso con rabbia ed inaudita violenza. Il nostro Cristo è risorto, il Cristo è vivo. Chiediamo al Signore di guarire i nostri cuori e di riempirli di pace e di gioia pasquale, perché ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cinque spiriti maligni che se sono andati via sono usciti fuori da questo corpo, da questo mio corpo, tra virgolette, perché è il corpo di Gesù, perché Gesù me l'ha donato in prestito questo corpo per far abitare la mia anima in questa realtà, in questa dimensione. Grazie Gesù che tramite questa preghiera potente che tu ci hai donato con Madre Maria, con tua mamma, ci esorcizza e mi esorcizza, mi toglie tutti gli spiriti maligni, tutto il male mandatomi dalle invidie, dalle cattiverie, da tutte le divisioni, le ombre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ce n'è un altro, guarda, in partenza, in uscita, senti, guarda, che sbadio.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Oh, 7 me ne andati via, Pensa che potenza, Rosario. Prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel secondo mistero della gloria. Si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Guarda, tutti gli angioletti, qui è raffigurato simbolicamente, c'è tutti gli angioletti che lo prelevano e lo portano in cielo. In realtà erano sì angeli e l'hanno portato nella sua gloria e la sua gloria l'ha portato nel suo regno. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Vado al Padre mio e Padre vostro. Non vi lascio orfani. Dove vado io, tutti conoscete la strada. No, ha risposto un apostolo. Non conosciamo, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la strada? Io sono la vostra strada, gli dice Gesù. Il Cristo risorto sale al Padre e ritorna da Lui, ma per indicarci che la nostra vita è un continuo ritornare al Padre. Chiediamo a Gesù di donarci la grazia per vincere lungo il cammino tutte le tentazioni, poiché senza di Lui non possiamo far nulla. Mettiamo la nostra vita nelle sue mani e lasciamoci condurre dove Lui vuole. Gesù, sia fatta la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione. 8 spiriti maligni che sono andati via da me stesso, pensa che roba. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Dieci. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Vedi, lo Spirito Santo simboleggia una colomba piena di luce che scende come con vampe di fuoco sopra gli Apostoli. In realtà erano tutti globi di luce, come tipo grandi quanto i palloni, che facevano, irradiavano con delle fiamme di fuoco, di Spirito Santo, pensa, lo Spirito onnicreatore, lo Spirito creatore di tutte le cose, pensa, oh, lo Spirito di sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, di amore, pensa che bello. Apparvero loro lingue come di fuoco, pensa. Ecco che ancora una volta lo Spirito Santo è protagonista per opera sua. Maria Vergine ha concepito Gesù, e adesso che il Cristo è risorto scende sugli Apostoli e su Maria per illuminarli e per cambiarli profondamente. Entriamo nel cenacolo con Maria, preghiamo con lei, accanto a lei chiediamo al Padre di inviare ancora lo Spirito Santo per cambiare anche noi, per rinnovarci, per trasformarci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, io devo dire una cosa. Il maligno, siccome non vuole che recito questa preghiera potentissima, me fa dormire. Se no, a tutti gli altri momenti mica dormo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. A te me levo il giacchetti che non ne posso più. Oh, Madre Maria, nel nome di Gesù, ti chiedo la grazia di non abbandonarmi mai. Da intercedere presso Gesù per me, per tutti i bambini e per la pace del mondo. Ecco, nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. La Madonnina è stata presa, prelevata come Gesù, come hanno fatto gli angeli a Gesù, la stessa cosa Madre Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Il Signore viene a prendere la madre per portarla con sé nel suo regno. Maria, che da sempre era nel disegno del Padre, è stata assunta in cielo e di là intercede per noi, lavora per condurci dal suo Figlio e in quanto madre si prende cura di noi, ci protegge, ci custodisce, ci ama come solo lei sa e può, anche se a volte non la sentiamo vicina o semplicemente non sappiamo ascoltarla. Proviamo ad aprire il cuore e ad ascoltare la sua chiamata. Lei, che tanto ci ama, è sempre pronta ad aiutarci e a prendersi cura di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della gloria si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Stringiamo la corona tra le mani, preghiamo il rosario con il cuore e non solo con le labbra e le mani, e in questo modo renderemo anche noi onore alla Regina del Cielo e della Terra, incoronata dalla Santissima Trinità. Viviamo alla luce del Vangelo, come lei vuole. Preghiamo secondo le sue intenzioni, i suoi progetti. Onoriamola tutti i giorni attraverso le piccole azioni quotidiane. Trasformiamo ogni piccolo gesto in un fiore profumato. E offriamogli tutti insieme alla nostra Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Prega per Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda oh Gesù, dodici spiriti maligni mi sono usciti fuori, nello stesso tempo però ce n'è uno insistente che mi fa dormire. Pensa che roba. Allora chiedo il tuo aiuto, Gesù, nel tuo nome, Gesù Cristo, allontana da me ogni sorta di male che mi fa dormire, mi fa confonde e non mi fa mettere il cuore in questo rosario. Grazie Gesù che mi hai ascoltato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Gesù, scendi dentro di me, Gesù, per intercessione di Madre Maria. Scendi su tutti coloro che mi stanno a guardare in questo momento. Grazie, Gesù. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pio, Dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Splendore, splendente dimora di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Proprio Regina della famiglia, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezioni. A noi con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore, amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro le cattiverie, le malvagità, le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. San Michele, difendici. San Gabriele, fortificaci. San Raffaele, guariscici da ogni male. Angeli santi tutti, in particolare angeli nostri custodi, pregate per noi. A te, o beato Giuseppe, adesso il patrono dei lavoratori,
chiedemo l'intercessione sua, San Giuseppe, il babbo di Gesù, in terra. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse l'Immacolata Vergine Maria, di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Cristo Gesù acquistò col suo sangue, e con il tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amabilissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendici la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi col tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Adesso un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del papino che si è ritirato a pregare per il mondo intero, Benedetto XVI, e per la Chiesa intera, tutti coloro che dovrebbero essere Chiesa, invece non ci mette nessun impegno. Gesù, ti chiedo la grazia affinché più persone possibili fossero una chiesa ambulante come San Francesco. I nostri corpi, il nostro corpo dovrebbe essere una chiesa che cammina, non solo gli edifici che c'è in giro, che proclamano Gesù, proclamano l'amore di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre Maria, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda a loro la luce perpetua, riposali in pace. Amen. Adesso tutti i nostri cari defunti e tutte le anime abbandonate, perse, abbandonate. Arao, un cotechino. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplende a loro la luce perpetua, riposali in pace. Amen. Adesso mettiamo tutto nelle mani di Gesù, tutta questa vita che lui ci ha donato dal nulla, tutte le intenzioni nostre, tutto, mettemole tutte nelle mani di Gesù, Giuseppe e Maria, che non sbagliamo mai, e per ottenere la gioia confidiamo in Gesù e chiediamo intercessione a Mamma Maria, perché tramite la mamma arriviamo prima al suo figlio, perché Gesù ci ha donato sua madre come nostra madre, protettrice, intercettrice presso di lui per tutti i peccatori. Lei intercede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Adesso allora ti chiedo, Gesù, la tua benedizione per me, per la mia famiglia, per i miei cari, benedici tutti, Gesù, per intercessione del cuore immacolato di Maria,
e benedici, ti chiedo la benedizione per tutti coloro che state a guardare questo momento mio, questa preghiera potentissima, che il male mi ha fatto un dormì e ogni sbadio era uno spirito maligno che se n'è andato via da questo corpo che tu Gesù mi hai dato in prestito. Grazie Gesù, mi hai creato dal nulla questa vita e te ne ringrazio per sempre, te lodo, te ringrazio per sempre. 12 spiriti maligni che stati mandati via tutti tramite questo rosario potentissimo. Pensa che Padre Pio lo recitava 36 volte al giorno, anzi 38 volte al giorno, e non lo lasciava mai. Ontenantra c'era il rosario, e quando irlava nelle mani le stime dei fraticelli e gli amici sui, e lui gli lavava nella ma per volta, perché non se lo toglieva mai il rosario, perché sapeva che il rosario era l'arma contro il demonio. Pensa che potenza, che potenza. Quindi non ne abbandoniamo mai la preghiera, la preghiera, le opere di carità, perché dove carità e amore, qui c'è Dio. Dopo dice tante parole belle questa canzone, ma siamo riuniti tutti insieme in Cristo amore, celebriamo esultanti nel Signore. Dopo non mi ricordo più. No 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 no, gioia piena. No 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 no. Tra noi con cuore sincero, dove carità e amore, qui c'è Dio. Oggi sono andato, anche se non te può fregare di meno, però siccome non te vuoi fare i cavoli tua, te do un pan tra i denti. Te fai campi sopra i cavoli miei, allora te do un pan tra i denti. Ti dico che sono stato alla Santa Casa del Loreto, e sono stato bene. Allora canta questa canzone. Siamo riuniti tutti insieme in Cristo amore. Che bello, guarda, quando c'è l'amore in mezzo. Quando c'è l'amore c'è tutto. E dove c'è carità c'è amore. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Allora vado giù a casa. Oggi la giornata è stata, sembrava calda, sotto al sole calda, però dopo, come al solito, e il pomeriggio verso le 3:30, 4, dopo si fa freddo perché c'è un sacco di scie chimiche nel cielo e il cielo diventa tutto bianco, 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 si fa scuro, scura presto e poi è freddo. Ora un po', Porta Marina, qui a Castelfidardo, in provincia d'Ancona. Siamo riuniti tutti insieme in Cristo amore. Ora un po', le mura di Castelfidardo, le mura antiche, vedi? Questo è il campanile della chiesa di Santo Stefano, la collegiata. Vedi la collegiata qui? Ora che campanile, oh. Vedi? No, 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 la 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 la. Siamo riuniti vicini tutti insieme in Cristo amore, pensa, oh. Con cuore sincero, che bello, ora quanto è bello la pace, l'amore, la carità, eh? E invece la cattiveria è la cosa più brutta che c'è, a essere sempre cattivi, tutta la cattiveria, è disumano, capito? È una cosa disumana, perché Gesù ci ha creato per amare ed essere amati, per l'amore ci ha creato, capito? Ci si dovrebbe amare a vicenda. E invece quando uno non ama, non cerca da prendere la strada dell'amore, è tutto brutto. Tutte le cose brutte, perdene de bellezza. Vedi che la vita sfuma in un attimo.
tutto casca tutto, svanisce tutto in un attimo, tutto tende all'usura, tutto tende alla fine. Perché dobbiamo fare finì tutte le cose nella tristezza, della cattiveria, della tenebra, dell'inganno? Perché dobbiamo fare queste cose qui? Cerchiamo in tutti i modi possibili da convertirci in Gesù a fare del bene, perché facendo del bene noi otteniamo la gioia vera, perché facendo del bene noi stiamo in Gesù, nella sua volontà. Quindi la cosa più bella in assoluto è amarci. Quindi cerchiamo da portarci amore reciprocamente. Celebriamo esultanti nel Signore. Mamma mia, quanto è bella sta canzone, mi piace. Dopo ha cantato: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Io quando canto dico certezza, perché in Gesù c'è certezza di salvezza, non c'è speranza, perché chi vive sperando muore cagando. Quindi in Gesù c'è la certezza della salvezza. Grazie Gesù, che in te ci si salva l'anima per sempre. Non è che non ci si salva, in Gesù ci si salva e basta, finito, chiuso, deciso, l'udienza è tolta. Solo in Gesù troviamo gioia, certezza di salvezza. Ti rendiamo grazie per tutte le... Ti rendiamo grazie per tante meraviglie. Tu doni lo spirito, tu doni la vita. Adesso le prossime registrazioni comincio a cantare. Perché ora? Perché chi canta prega due volte. Ti rendiamo grazie per tante meraviglie. Non qua viva, ti benediciamo. Oh Segno Dio, tu sei, io cerco l'anima mia, a sete di te. Vabbè, c'è due persone qui che mi stanno aspettando che calo giù dalla macchina. Però io vi voglio dire un messaggio, no? Anche se non vi può fregare meno. Però vi dico, non vi avvicinate chi davanti il palazzo, perché i vicini di casa e già hanno segnalato i carabinieri che ogni volta che si fermene qualche tu si poggia nella muretta lì, delle scale cucì, del condominio, perché è una cosa condominiale. Io non è che sto per i cavoli miei in una casa privata. Io so, condivido l'appartamento in due che abito con i miei genitori, che manca il mio, sto dai miei genitori, e in più sono in te un condominio. Sappiamo bene che in te i condomini c'è i vicini di casa, che noi è gusta se la gente si ferma in te il pianerottolo, in te le scale, sopra scale, si ferma nelle lì, si incrasta nelle lì finché non calo giù, non va via. Bisogna che andate via, perché già è stati segnalati i carabinieri, che i carabinieri passano ogni tanto, molto spesso, e qui davanti il palazzo. Quindi e poi oltretutto, se ci si ficcano della gente lì stanno aspettando giù per le scale, anche i fan, pare che tutti quelli che mi vogliono bene chissà quanto, viene i carabinieri, li manda via. Quindi non ci venite lì sotto. Se mi volete venire a incontrare, cucì, se ce so, perché ognuno, io ho un conto la vita professionale, un conto e la vita privata, perché io c'ho pure una vita privata, mica c'ho sempre chi, sto sempre a registrare, mica sto sempre a registrare. Quando non registro, campo in un'altra maniera. Io so sempre, io allora riprendo e filmo, e c'ho una passione mia, sempre una passione da lodare Gesù, sia nei video e sia senza video, a modo mio. Certo, io c'ho sto modo qui, ognuno c'ha il suo modo, però. E un conto quando ripio,
Un conto quando non ripio, lodo Gesù lo stesso e so come sono te le registrazioni. Io so come mi vedete cucì. Non è che cambio, non è che vedete un'altra persona se mi vedete. Però ho la vita mia privata, ho i fatti mia, ho i cavoli mia. Mica Montesi fai video non è detto che io perché fai video me dovete incontrare per forza, vi dovete mettere 100.000 persone sotto al palazzo a fare un sacco di scherzi, tutti sgarbi, mi hanno spaccato la macchina, la Lancia Tetra me l'hanno sbudellata tutta, la Uno me l'hanno sbudellata tutta, e cosa non è possibile, no? Sta punto me l'hanno imbuzzata tutta. Un sacco di sgari, di scherzi. Dopo gli animali morti, dicevo, dentro casa. Lì delle buste imbottite con gli animali sguzzati, gli animali incurtellati. Un giorno un piccio sa un curtello un tel core. Porca miseria, come si fa? Basta, no? Basta se faccende lì. Ormai i carabinieri sanno tutto qui. E allora loro passano più spesso, giustamente. Fanno il dovere dell'ora. Fanno il dovere dell'ora, ce ne fossero spesso. Quindi voi altri, anche se mi volete bene chissà quanto, non ci venite sotto al palazzo. Piuttosto mettetevi d'accordo con me tramite internet e dopo ci si incontra, ci si dà un punto di riferimento. Non ci venite più sotto a casa, perché troverete che vi mettete in dei casini neri, troverete da discore e non solo. Dopo viene una pattuglia e vi porta via. Cavoli vostri, cosa me frega a me. Allora, adesso io vado su casa e a posto. Buonanotte e sogni d'oro. Gesù, la benedizione tua, Gesù, scenda su di me e su tutti coloro che mi state a guardare. Nel nome del Padre, del Fioletto e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Gesù, grazie, che sei sempre presente qui vicino a me, dentro di me e presente anche a quelli che mi state a guardare fino adesso. Gesù ci benedice, pensa che bello, grazie Gesù, Gesù è amore, la nostra gioia, solo in Gesù riposa l'anima nostra. Solo Gesù ci dona la gioia, quella gioia vera. Solo Gesù è salvezza, Lui solo è la nostra salvezza. Grazie Gesù, grazie del tuo amore immenso.